Ennesimo momento di protesta per l'ex istituto d'arte di Caltagirone. Terzo giorno di occupazione. Al mio fianco un professore, quindi cerchiamo di capire quali sono le posizioni che i docenti stanno prendendo, se sono a fianco degli studenti, quali sono le cose da denunciare e spieghiamo in qualche maniera quali sono le motivazioni vere di questa protesta. Noi come docenti siamo vicini agli studenti in quanto le motivazioni che hanno portato al terzo giorno di occupazione sono condivisibili, poiché nascono da un forte disagio che si è venuto a creare in seguito al decreto di fusione che l'anno scorso ha sancito il trasferimento del liceo artistico, oggi liceo artistico in design ceramico, presso la sede di Militello in Val di Catania, che come tutti sappiamo dista quasi 50 km e pertanto tutte le normali attività che dovrebbero svolgersi, parlo della segreteria e quindi dell'utenza esterna, che dovrebbero svolgersi qui in sede, allo stato attuale sono fortemente ridotte in quanto vi è la presenza di un solo componente della segreteria a fronte di una utenza che, come possiamo benissimo immaginare e capire, conta quasi 300 studenti, famiglie e un corpo docente di circa 60 insegnanti. Pertanto gli studenti si sono fatti, come dire, portavoce di questa situazione di disagio che li colpisce personalmente e non solo loro, ma anche a noi docenti per quanto riguarda tutti gli aspetti amministrativo-burocratici. Noi come docenti siamo presenti a scuola tutta la giornata, siamo vicini ai nostri ragazzi perché capiamo le loro esigenze e condividiamo le loro aspettative. Tant'è che abbiamo avuto contatti anche con l'amministrazione comunale affinché possa farsi portavoce presso i tavoli istituzionali che ci saranno da qui a qualche settimana, speriamo, che andranno a ridimensionare, a rivedere il ridimensionamento della rete scolastica regionale, affinché le ragioni del liceo artistico di Caltagirone possano trovare la giusta collocazione, in quanto noi come docenti, come studenti e come famiglie crediamo che il liceo artistico di Caltagirone debba avere la sua autonomia. Questo significa avere quindi in sede il dirigente scolastico e avere in sede il segretario amministrativo e tutto il corredo di supporto burocratico che è necessario per una comunità scolastica, diciamo, importante come quella nostra, che ha rappresentato per il territorio di Caltagirone una realtà che credo sia sotto gli occhi di tutti. Nella storia quasi centenaria di questa scuola, noi abbiamo avuto la possibilità di formare, decine di studenti che poi nel tempo sono diventati abili ceramisti, sono diventati professionisti, nonché docenti di questa scuola. Ecco la nostra vicinanza ai nostri studenti. Tra l'altro siamo già a dicembre, quindi quasi metà dell'anno è andato via. Il danno più grosso è chiaramente nei confronti degli alunni. Sicuramente, ma loro sono coscienti di questa situazione e crediamo che da qui a qualche giorno massimo la protesta che si è mantenuta sempre all'interno dei canoni del rapporto e del confronto civile, gli studenti sono stati ineccepibili, sono stati bravissimi perché hanno mantenuto la scuola come se fosse ogni giorno aperta all'ordinaria amministrazione. Hanno pulito, hanno rimosso qualunque tipo di ostacolo si potesse venire a creare per la naturale situazione così di disagio che c'è e pertanto credo, mi faccio interprete del loro pensiero, credo che da qui a qualche giorno questa protesta si chiuderà perché è nata proprio per mantenere alta l'attenzione attorno a una problematica che se dovesse non essere presente, non dico quotidianamente, ma dico mensilmente all'attenzione della città, potrebbe lentamente scivolare verso il dimenticatoio e quindi in un silenzio che nuocerebbe sicuramente alle prospettive che noi abbiamo di questa scuola. Parlava di che a breve dovrebbero arrivare delle le prime risposte positive. Se così non dovesse essere, avete già in mente cosa fare, come organizzarvi?
Beh, noi come docenti abbiamo percorso e stiamo percorrendo tutti i canali istituzionali che la nostra, diciamo, posizione di docenti e di dipendenti ci permette di percorrere. Abbiamo coinvolto il sindacato, abbiamo coinvolto le rappresentanze politiche che questo territorio esprime, abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale con il sindaco Bonanno, il quale condivide appieno le nostre ragioni, dico, le ragioni della scuola, che poi sono le ragioni di tutta la comunità caltagironese, in quanto, ripeto, il liceo artistico rappresenta un patrimonio che nessuno può sottovalutare. E pertanto le nostre presenze saranno quelle di essere il giorno in cui si farà il tavolo tecnico, noi faremo sentire la nostra voce, chiaramente non saremo gli attori principali perché non possiamo partecipare, ma in quei giorni saremo a Catania, lì dove si discuterà della sorte di questa scuola, affinché le ragioni, che non sono soltanto speculative, cioè per tenere un campanilismo così molto, molto semplice, posso dire, ma perché abbiamo e riteniamo che questa scuola ha un patrimonio che non si può disperdere. Nel corso dei mesi precedenti avete fatto una serie di manifestazioni, oggi invece avete deciso di occupare, è già questo il terzo giorno di occupazione. Cosa intendete fare di conseguenza? Allora, noi vogliamo continuare ad occupare la scuola affinché se non troviamo riscontri da parte della dirigente, cioè noi continuiamo con questa, diciamo, questa manifestazione dentro, no? Ci vogliamo mu muovere anche nelle prossime settimane organizzando degli autobus per andare a Palermo e fare un sit-in lì. Ritenete quindi che questa protesta possa portare, comunque possa darvi la possibilità di ottenere risposte positive? Di certo non lo sappiamo se avremo risposte positive, però posso dire che provandoci magari potremo ottenere qualcosa di più, perché noi in questa scuola, come vede, siamo soli. Siamo un gruppo di ragazzi tutti da soli, non abbiamo mai risposte da parte della preside, se le abbiamo settimane dopo. Siamo stufi di questa mala organizzazione, siamo stufi che i professori devono ritirarsi dal loro compito, come il compito del professore che si occupi della biblioteca o come il vicepreside stesso, che si devono dimettere perché abbiamo una mala organizzazione. Siamo stufi. I ragazzi manifestano per questo motivo, non perché vogliono festeggiare o divertirsi, ma perché sono stufi di questa situazione. In concreto che cosa chiedete? Quali sono le risposte che vi aspettate? La miglior cosa penso che sia comunque l'autonomia. Noi ci auguriamo comunque che l'autonomia ce la possano dare. Nella peggiore delle ipotesi, che comunque ci sia un accorpamento con una scuola e con un indirizzo di Caltagirone, perché è inammissibile pensare che un genitore o ognuno di noi ragazzi, per andare a fare una qualsiasi richiesta, dalla più stupida alla più importante, si debba fare 40 km di strada per una richiesta che comunque ci è di diritto. Io penso che è inammissibile, stiamo prendendo questa cosa abbastanza seriamente, perché come hai detto prima tu, abbiamo fatto manifestazioni, scioperi, non so, autogestioni, non sono servite a nulla. Questo è l'ultimo mezzo che abbiamo per farci sentire e forse, dico forse, non voglio nemmeno parlare, però qualche riscontro ce lo stiamo avendo solo adesso, come che si dice, a mali estremi, estremi rimedi. L'abbiamo presa come una cosa seria, infatti stamattina tutti i ragazzi ci siamo presi armati di scope, palette, stracci, spugne, abbiamo pulito la scuola come se fosse casa nostra, perché comunque ci dobbiamo dormire, ci dobbiamo abitare e stare in condizioni, come diceva il professore prima. Ci stiamo comportando, penso, nel migliore modo possibile, siamo rispettosi, educati e si sono meravigliati del fatto che stiamo avendo questo determinato comportamento, perché all'inizio io penso che i professori primi credevano che sia stata, come ha detto prima Dario, una giocherellata, il che non è assolutamente possibile, perché io parlo personalmente, sono d'esami, sono di quinto, quindi penso che questi siano giorni non sprecati, perché sono giorni che servono per una cosa concreta. Io il prossimo anno me ne vado, possibilmente la scuola in autogestione, in accorpamento, qualunque cosa sia, non ce l'ho più. Se lo stiamo facendo, anche noi più grandi lo stiamo facendo a nostre spese, che ci sono gli esami, e per i ragazzi più piccoli, perché comunque anche loro hanno diritto ad un qualcosa di veramente migliore rispetto a questo. Brava.
In questa protesta vi sentite in qualche maniera da soli o comunque c'è il sostegno dei professori, dei docenti e delle istituzioni locali? Allora, i professori sono con noi, infatti cioè, anche loro si stanno muovendo in altri ambiti. Stamattina è arrivato il sindaco, abbiamo fatto una conferenza, anche lui sta vicino, si sta muovendo. E quindi... Vi ha spiegato in concreto cosa sta facendo? Sì, deve andare a Palermo, diciamo, lui si vuole muovere, cioè come nella nostra intenzione, che è l'intenzione di tutti, che è quella di ritrovare l'autonomia. A proposito, in pratica, di presentare come una delle nozioni principali dei punti all'ordine del giorno nel Consiglio regionale a Palermo, prima a Catania e poi a Palermo, forse non ricordo adesso con esattezza, di presentare questo come uno dei punti più importanti. Ci auguriamo che lo faccia veramente, perché comunque sembrava che veramente lo stava prendendo a cuore. E come diceva prima lui, se questa cosa riesce e va in porto, penso che come scuola e come indirizzo andiamo tutti lì e faremo un sit-in proprio sotto il Consiglio regionale. La cultura dominante porta i giovani alla ricerca del successo facile. Lei, che il successo l'aveva già raggiunto, ha fatto un'altra scelta di vita proprio al culmine del successo. Qual è il messaggio che intende lanciare ai giovani con questa sua scelta di vita? Ma io insegno in un'accademia di spettacolo che anche dirigo, che si chiama la Star Rosa Academy a Roma, dove insegniamo canto, danza, recitazione, musica, inglese. Quindi prepariamo i giovani a entrare nel mondo dello spettacolo. Però con una consapevolezza che non bisogna cercare il successo facile o inseguire i soldi, ma che l'artista ha una chiamata da parte di Dio, ha una chiamata a illuminare il mondo con l'arte, e quindi deve essere un'arte bella, un'arte che eleva l'uomo, un'arte che porta a Dio e porta all'uomo. Quindi diciamo che oggi la mia nuova vita, io la vivo anche con la consapevolezza che ho sì una professionalità da condividere con i giovani, però anche l'incontro con il Signore. Quindi i ragazzi in accademia con me parlano anche della parola di Dio, leggiamo la parola di Dio, perché cerchiamo anche di imparare a leggere la parola attraverso la parola di Dio. Quindi è un'esperienza la mia che porto nel mondo del mio mestiere, nel mondo del lavoro. Spesso parlando dei giovani, i giovani tendono alla trasgressione. Uno dei percorsi della trasgressione di cui lei ha parlato più volte è quello di avvicinarsi ad una musica che è poco controllabile poi dal punto di vista anche etico. Questa esperienza che ha avuto anche lei? Diciamo che mano a mano che si cammina nello spirito, perché oggi si è parlato di questo, si elimina tutto quello che non ci parla di spirito, non ci parla di Dio, non ci parla della bellezza di Dio. Quindi è un percorso che si fa. Non si può pretendere che gli altri capiscano se non hanno fatto esperienza del contrario. Sembra, a proposito di bellezza, dalla Don Oggetto alla bellezza della femminilità, la sua esperienza. E Maria mi ha aiutato tanto, la preghiera, Maria come modello di donna e poi soprattutto il cammino spirituale, che mi ha fatto comprendere che ero tempio di Dio e che quindi il mio corpo era, tra virgolette, sacro e non andava quindi mostrato, ma soprattutto aveva una sua bellezza, una sua armonia da custodire. Quindi il messaggio complessivo, cioè questi giovani ai quali noi continuiamo a rivolgersi, che prospettiva le diamo con l'esempio, diciamo così, della vita di ognuno di noi e non con le parole? Perché spesso i giovani, dai quelli più adulti, non hanno più bisogno di parole, ma di esperienze di vita. Veramente non sono le parole, ma la parola di Dio. Io dico ai giovani di leggere la parola di Dio, di cercare la sapienza, perché nella vita se non si ha la sapienza non si è in grado neanche di scegliere ciò che è bene e ciò che è male per noi. Abbiamo bisogno di attingere dalla parola di Dio la verità, la luce. E quindi io ai giovani, anche in accademia, faccio leggere la parola di Dio proprio per questo, perché penso che il regalo più grande che gli posso fare è aprire la Bibbia e guardarla insieme.
Il Museo Diocesano, con questa mostra dal titolo Pro Nobis Natus, ha inaugurato una serie di iniziative per il Natale. Prima di parlare in genere delle iniziative, io mi soffermerei proprio sulla mostra. Quindi quanti pezzi sono, chi è che ha contribuito a questa importante installazione? Bene, la mostra Pro Nobis Natus è stata concepita proprio per dare un segno e una valorizzazione soprattutto a quella che è l'opera degli artisti, soprattutto calatini, che appunto nel plasmare la ceramica creano anche dei presepi spettacolari. Questi presepi, che sono di artisti di Caltagirone, appartengono tutti alla collezione privata di Francesco Iudica, e che ha dato a disponibilità per questi presepi, che sono circa più di 25. All'interno della collezione è presente però, come centro e fulcro di tutta la mostra, il presepe del Vaccaro Bongiovanni, che è stato trafugato nel 2009 e che è stato ritrovato quest'anno, nel mese di luglio, proprio per dare lustro e fruibilità a questo bellissimo presepe ottocentesco, che diciamo, è contornato poi da tanti altri presepi, soltanto uno che diciamo, di natura popolare appartiene ad un altro privato, che è Bellia. Le attività del museo ovviamente vogliono dare lustro non soltanto alla collezione stabile che ormai si conosce, ma vogliono essere dei momenti in cui si possa dare la possibilità di fruire l'arte anche in altri ambiti, non soltanto nell'ambito dell'arte figurativa, ma anche per tutte quelle altre culture che sono espressione dell'arte, o forme, diciamo, culturali, forse è meglio dire. Per esempio, all'interno del museo ci saranno in questo Natale, diciamo, al Museo Diocesano, degli eventi che sono legati alla musica, sono legati alla danza e anche alle rappresentazioni sacre, tutte attraversate attraverso il tema comune della luce. Infatti, il 22 di dicembre, all'ora 20, qui proprio nell'atrio del museo, ci sarà il coro polifonico San Giuliano, diretto dal maestro Don Antonio Parisi, che farà un concerto di voci, e l'evento si chiama appunto Echi di voci nella notte. Il 26 pomeriggio, alle ore 18, avremo invece una danza fatta con le luci, che inizierà proprio nel chiostro e attraverso, diciamo, un percorso si snoderà anche all'interno del museo. Questa è organizzata dalla scuola diretta da Claudio Ricciardi. Infine, nell'ultimo evento, diciamo, che non chiude la mostra perché la mostra è aperta fino al giorno 12 gennaio, ma come evento esterno ci sarà questa rappresentazione dell'adorazione dei magi a cura dei vestiti di Angelo Butera. Questa è il 29 di dicembre alle ore 20. La locandiera di Goldoni, siamo con Massimo Giustolisi, in duplice veste di regista e attore. Tra l'altro comunque non sei l'unico regista, quindi cerchiamo di capire un po' intanto qual è il tuo personaggio, come hai affrontato l'opera, se ci hai dato una chiave diversa a quella che è poi il testo originale di Goldoni, e quindi qual è il senso di responsabilità nel mettere in scena un'opera che è sicuramente importantissima, non soltanto nelle opere di Goldoni, ma in genere nel panorama teatrale. Sì, esatto, diciamo che oltre ad aver ricoperto questa duplice veste, io ho anche adattato il testo. Questo perché abbiamo creduto che fosse necessario operare una scelta stilistica, ed è per questo che per esempio ci vedete anche truccati in maniera gotica, perché il taglio della scelta è proprio quello un po' bartoniano, di dare delle ombre, dei chiaroscuri ai personaggi. Io ho adattato il testo rendendolo un po' più fruibile, senza però svilire il valore del talento drammaturgico di Carlo Goldoni. Interpreto il ruolo di Fabrizio, che è il cameriere della locanda presso cui Mirandolina, insomma, il cui padre di Mirandolina lo ha promesso sposo. Quindi, insomma, non, chissà se alla fine questo matrimonio si farà o no. Insomma, per chi conosce l'opera lo sa già, per il resto lo scoprirete vedendo lo spettacolo. Mirandolina è il personaggio femminile principale, è una donna completa. Quanto della Mirandolina c'è nelle donne di oggi? E intanto come poi tu ti sei avvicinata a questo personaggio? Nelle donne di oggi c'è molta Mirandolina, perché in realtà il genio di Goldoni è stato quello di disegnare
tutte le sfaccettature possibili della femminilità all'interno di un unico personaggio, perché se si va avanti con le scene si vede che effettivamente Mirandolina non ha un modo di sedurre, ma tantissimi modi di sedurre. Quando vede che qualcosa non va per il suo verso, cambia immediatamente la strategia, per cui se inizia un corteggiamento seduttivo, sensuale, e vede che non va avanti, cambia improvvisamente il suo atteggiamento e comincia a essere alleata, comincia a essere complice, amica, confidente del cavaliere. Poi comincia a essere brava in cucina e quindi è un po' la mamma che cerca di sedurre, ovviamente con le prelibatezze culinarie. Poi c'è appunto il broncio, il classico broncio delle donne, che effettivamente ha una certa presa sul cavaliere, no? E quindi appunto sono le donne di oggi che hanno molto di Mirandolina? Sì, la domanda è, sì, c'è, cioè, la risposta è sì, sicuramente. È stato complicato interpretare questo personaggio? È complicato perché ci si misura con un gigante della letteratura, della letteratura teatrale, naturalmente, ed è necessario avere dei binari dentro cui camminare, perché effettivamente si apre una vastità di scelte, di possibili scelte, di possibilità interpretative che ovviamente mettono un po' in soggezione l'interprete, e quindi è importante avere, in questo caso il presente regista è insieme al cavaliere di Ripa Fratta, Giuseppe Bisicchia, che è l'altro regista dello spettacolo, che ovviamente indicano una strada da percorrere, lì comincia a essere confortata, ecco. Sabato 7 dicembre al Museo Internazionale del Presepe Collezione Luigi Colaleo si è tenuta l'inaugurazione della mostra dei presepi e degli altri manufatti realizzati dai laboratori di arte terapia del Dipartimento di Salute Mentale e della Comunità Terapeutica Assistita di Caltagirone, condotti dall'arte terapeuta Innocenzo Carbone. L'esposizione sarà visitabile sino al 12 gennaio. Da sabato 7 dicembre a domenica 12 gennaio, nella Sala degli Specchi dell'ex Corte Capitaniale, su iniziativa dei Musei Civici, si terrà la 13ª edizione di Natale in Vetrina, la mostra che offre ai visitatori la possibilità di ammirare i celebri presepi antichi e moderni, come da tradizione allestiti in chiese, musei, luoghi pubblici e privati, e anche svariati manufatti legati alla tematica natalizia. Alcune, fra le più qualificate botteghe ceramiche calatine, presentano scene della natività, figurine di pastori, abeti, centri tavola e tutto ciò che può contribuire ad abbellire le case e le mense. Lunedì 16 dicembre alle 17 e alle 19 al Cineteatro Politeama si terrà il concerto di Santa Lucia, iniziativa di beneficenza dei giovani allievi degli istituti comprensivi Alessio Narbone, Vittorino da Feltre e Giorgio Arcoleo. Il Museo Civico al Carcere Borbonico ospita fino a domenica 12 gennaio 2014 un omaggio a Padre Benedetto Papale con il presepe monumentale Frontiera d'Oriente a cura dell'Associazione Astra. Ideazione e realizzazione di Davide Bizzini. La seconda edizione della Giornata della Bontà, svoltasi nel Nido Peter Pan, su iniziativa degli operatori dei tre nidi di infanzia comunali, si è tradotta nella degustazione di dolci preparati dagli stessi addetti ai lavori, che sono stati offerti ai genitori e sono pertanto serviti a raccogliere fondi. Il ricavato così ottenuto è stato commutato in 6 buoni spesa, del valore di 40 euro ciascuno, che saranno consegnati a famiglie indigenti, individuate dai servizi sociali, da utilizzare per il pranzo di Natale. Seconda edizione del premio nazionale Francesca Iacono della Motta. Il premio, conferito come borsa di ricerca annuale ad artisti, giovani o emergenti, studiosi e ricercatori in scienze filosofiche, quest'anno è andato a Luigi Pavone per la ricerca verso una logica epistemica quantificata. Presente l'iniziativa Giovanni Camardi, Luigi Pavone, Maria Attanasio, Domenica Amoroso e Riccardo Sinatra, e l'editorialista della Repubblica Francesco Merlo.